Ragazzi, prima di iniziare vi voglio ricordare che il 5 settembre alle ore 16, 18 e 20 inizieremo la serie dei Rinnegati, quindi mi raccomando non mancate e detto questo godetevi il video. E buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per andare a provare insieme un'arma di cui probabilmente avrete sentito parlare. Infatti stiamo parlando dell'Elata FR4, un fucile a fusione che diciamo mi rappresenta un po', se avete qualcuno di voi ha giocato un po' con me e sa quanto io ami la follia quest'arma. Infatti si tratta di un fucile a fusione della Maledizione di Osiride, che a dir poco in realtà è abbastanza anche inutile, soprattutto quello peculiare, ma adesso li vediamo con calma. Allora, il telaio intrinseco ci dà una bassa cadenza di fuoco e danni ingenti. Quest'arma è più precisa quando si spara da fermi e si guarda nel mirino. Poi abbiamo le due ottiche, questa che ci aumenta gettata, quindi subito andiamo a prenderla. E poi le due batterie dei fucili fusioni, una che ci aumenta il caricatore e l'altra che ci aumenta gettata, quindi assolutamente gettata. Poi abbiamo il perk peculiare che è abbastanza inutile, infatti aumenta la riserva di munizioni e quando si è accovacciati l'arma si ricarica, si ripone ed è pronta all'uso più velocemente. Cosa abbastanza inutile che non tornerà praticamente mai utile giocando in PvP, però magari con l'uscita di Forsaken, potendola droppare con i perk random, potrebbe uscire qualcosa di carino avendo magari un bonus in più sulla gittata e sulla stabilità. Innanzitutto vediamo il tempo di ricarica. Rica 865 e l'impatto che è veramente alto, infatti è quasi alla fine della barra. Quindi detto questo, noi ci vediamo in partita e vi faccio vedere quanto è devastante quest'arma. A fra un po'. Eccoci qua, siamo sul gola della legione. Controllo. Mappa un pochino larga, ma vedremo cosa si può fare, ecco. Il nemico ha ottenuto la zona B. Beh, primo nemico Ribalto la andato, situazione. moriamo di granata, ma primo nemico andato. Adesso cerco Zona di 5 mettere in risalto conquistata. quella La zona di vantaggio è che è vostra. il vero, cioè la vera forza di questa Omae wa mou shindeiru. Nani? Arma, ovvero non volevo farlo, la gittata. Allora, volevo sì farvi capire, effettivamente. Vabbè, ancora non sono riuscito a far vedere perché non aveva tutta la vita, ma il fatto è che da queste distanze l'arma può shottare tranquillamente. In realtà nessuno ha mai scoperto quest'arma, pare, capito? E quindi non so se sono io che la vedo come un'arma forte, ma perché è un'opinione mia personale. Se effettivamente è veramente un'arma. Forte, capito? Ora datemi pure. Oh, c'è ben dietro. Se l'è fatto. Andiamo a farci questi qua. Stai Hai vincendo. preso. Continua così. Allora, la stabilità di quest'arma pure è veramente ottima. Infatti non si sente minimamente quando si spara anche due colpi di fila. Non si sente minimamente il la difficoltà. Aia. Zona C persa. La difficoltà nello Due per uno. sparare, ecco, scusa, ho tirato Super Mario leggermente impanicato, dicevo, non si sente veramente difficoltà nello sparare con quest'arma. Quello forse Zona B l'alleato. conquistata. Ah, io Avete no, la dai, non zona di volevo morire. vantaggio. Ok. Ecco, vedete, quest'arma è presente in game dalla Maledizione di Osiride e nessuno, dico nessuno, l'ha mai utilizzata. Io l'ho scoperta, cioè molti. La Io l'ho zona C è scoperta con conquistata. l'Erentil, Avete la zona di R4 diciamo vantaggio. è il. Oh cavolo, quanta gente! Se lo vorrai, la battaglia sarà tua. Reclamala! L'Erentil diceva FR4 e volendo possiamo anche. No, l'ho missato. Non ce l'ho schivata, morto. L'Erentil FR4 dicevo che possiamo anche chiamare volendo diciamo il fratello, la sorella di quest'arma perché è una fusione dello stesso tipo e più o meno ha le stesse peculiarità, soltanto quest'arma proprio si caratterizza per questa gittata che sulla carta è sia alta ma solo la sentinella dietro, ma giocando veramente ci accorgiamo che è un qualcosa di scalmanato,
scandalosamente alto. Fuggi. In realtà la sua tempesta dietro. Carga. Hai fatto. 5 minuti rimasti. Ottimo anche lui. Inizio. Continua così. Vedete, giocare con quest'arma, soprattutto in questo normal meta, in questo cambiamento degli slot, appunto, che poi hanno pure depotenziato. Non pure depotenziato l'ingrediente principale. Si apre veramente un sacco di possibilità, ecco, perché è un'arma che riesce comunque a dire la sua sia nel close range, perché dai, non fusione, tralasciando nemici che pushano col pompa, nel close range se la cavicchia, ecco. Tipo questo pushato col pompa, non mi ha lasciato tempo di caricare il colpo. Però normalissima come cosa, insomma. Bisogna comunque cercare di giocare intelligentemente, ecco. Non è che uno può iniziare a sparare a caso e sperare di uccidere i nemici. Oh cavolo, dammi vita per favore, grazie. Questo col pompa meritato. Diciamo, questa è veramente un'arma che merita un sacco. Nessuno l'ha mai scoperta e così sono felice di aver potuto tenermi per me questo mostro di arma per tutto questo tempo in competitiva. Sempre giocato con le lata. È veramente diventata quasi un meme per la gittata che c'ha. Perché veramente ancora tu. Perché è veramente qualcosa di scandaloso la gittata di quest'arma. Ora appena vorrei ritrovare la possibilità di farvela capire appieno. O qui, se ora trovassi il nemico. Ok, è qua. Dove sta il nemico? Capito, ma queste sono tutte distanze abbordabili da anche un ingrediente principale, che ne so, l'ammonimento del saggio, che sarebbe il fusione, quello del. Dello stendardo, dicevo, su queste sono tutte distanze abbordabili da qualsiasi fusione nella media, ecco. Quello che contraddistingue le lata è che non è nella media, ecco, è proprio nella lunga, diciamo. Lasciando la gente che trovo one. Ora, se trovo di nuovo quello col bobina, mi incavolo in un poco. Allora, se quello ci pusce. No, questa è troppo anche per le lati. No, si riduce troppo il danno anche dell'MDA. Laggiù in fondo, vabbè, pushiamo l'ora. Vai amico, fatelo. Bravo. Perché mi rubo queste special. No, Andro. Sì, tanto stiamo vincendo, è inutile conquistare le zone. Ci stanno le speciali che. Zona C conquistata, avete la zona di vantaggio. Vedete? Questo è quello di cui parlo. Questo è quello di cui parlo. Di una gittata scandalosa. Dai, sto lasciando qua. Come ci hanno distrutto quella. Cosa è una gittata scandalosa quest'arma. Una stabilità che fa di tutto per amplificare, quindi per sottolineare questa caratteristica enorme di quest'arma. Non avrei potuto chiedere di me. Ok. Dicevo, una caratteristica che. La stabilità. Una caratteristica. Ah, vediamo come ho giocato. 28 kill, 3-11 di dato. Ok. Dato non troppo alto, ma. Numero di kill abbastanza buono nella media, giocando con un nome portatile, fusione, ecco. Adesso andiamo a vedere un'altra mappa, se ci capita qualcosa di leggermente più aperto, in modo che possiamo quindi enfatizzare ancora di più la gittata scandalosa di quest'arma. Allora, ecco, ci siamo, seconda partita su Vostok, penso mappa più aperta del gioco, quindi vediamo che si può fare con le lata, ma tanto questo si è tipo teletrasportato male. Ok. Vediamo di fare qualcosa. Zona
Oddio quello, quanto ero lontano. Ecco. Insomma, avete visto la distanza. E io ogni volta non ci credo, perché è qualcosa veramente di aiuto. Che Missato due volte. Questa clip non ce la mettiamo. Ok, questo l'abbiamo preso adesso. Come arma, essendo fusione, non è che può essere quanto tanto cioè più di tanto versatile come può essere, che ne so, un automatico. Oh no, no, colpi. O qualsiasi altra cosa poteva. Oddio, vabbè, mi sono visto la salvezza in faccia, ma invece no. Più che altro è un'arma che, accompagnata da qualcosa di giusto, per esempio qui dipende dalla mappa. In Vostok ci ho messo il Mida, ma bastava qualsiasi altro ricognizione. Che sfiga. Ricognizione o automatico ad alta gittata per rendere il set abbastanza equilibrato da tutte le distanze. Comunque da media corta gittata c'è l'elata che ci salva in tutte le situazioni. Quello si è addormentato. C'è l'elata che ci salva appunto in tutte le situazioni. Guardate questo, quanto era distante. E non ho munizioni, ma porca miseria, Riccardo, guardaci prima, no? Fuggi. Qui ce n'abbiamo uno dietro, che abbiamo sciolto. E anche un altro che è morto. Ottimo. Ci servirebbero le speciali. E comunque in una mappa così aperta sto usando praticamente solo l'elata. Guardalo quello. Col lanciagranate schifoso. Aia. Da dove? No, quello cancrato là sopra lo spadone. Ora cerchiamo di farci questo in maniera molto stealth. Oh no, è scappato. Giù. Ciao. Bella la vita. Ehi, tipo. No, questo era molto recidivo nel morire. Ora proviamo a entrare qui sotto, dove c'è un alto tasso di nemicosità. Questo lo facciamo sempre così, poverino. Non ti arrendere. Per cui quello che vi consiglio io è di trovare un qualcosa che valorizzi la stabilità più che la gittata di quest'arma. La stabilità, perché avendo, non so, sulle mani, sui pantaloni, sui gambali, un perk che aumenti la... Tanto abbiamo fatto 20 kill praticamente solo con le lata in Vostok, Ratio, vabbè, non importa, molto meglio la partita di prima, ma... Per cui veramente io vi consiglio di droppare quest'arma, e sicuramente l'avete droppata, l'avete scartata migliaia di volte, ma vi giuro, è uno dei fusioni più forti di questo gioco. Io credo che in questo momento sia secondo solamente al Telesto, che... non ho ancora provato, tra l'altro. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi, passate dai social come ogni volta, sono qui in descrizione e anche dal nuovissimo bellissimo sito. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, anzi domani che inizia proprio il walkthrough dei rinnegati, quindi mi raccomando ore 16:18:20 sul canale.